Sound. Tra le sconfitte di fila del campionato della Despar, mai così tante nello stesso campionato. L'emergenza degli infortuni. Adesso spegnete la musica. L'emergenza infortuni ha costretto Jacob Casa in panchina. Coach Fels ha dovuto allenare i suoi giocatori in tempo per ricomporsi per la nuova partita di questa sera. Buonasera, come vi siete preparati per questa partita? Ciao a tutti, no, la preparazione della partita sicuramente è stata buona come tutte le altre volte. E naturalmente il periodo che stiamo attraversando non è dei migliori, quindi tante assenze che cercheremo di sopperire con la voglia, il gioco di squadra e soprattutto tanta intensità e tanto entusiasmo. Grazie mille. Ok, buonasera, come vi siete preparati per questa partita? Buonasera, stiamo facendo degli allenamenti abbastanza intensi e siamo abbastanza in difficoltà in quest'ultimo periodo e i nostri giovani, tra cui anche io, stiamo cercando di dare il massimo per appunto riuscire ad arrivare alle partite il più preparati possibile. Qual è la vostra più grande forza in queste partite? Sicuramente l'apporto a livello efficiente in campo che possono dare i giovani e a livello di energia, velocità, pressing e soprattutto i più esperti come Giancarlo e Federico che sono i nostri punti saldi della squadra. Ok, grazie mille. Oggi, mercoledì 23 febbraio, è il momento di tornare in campo, ancora tra le mura della Pala Quattro Torri, contro il Novellara. La Despar, nonostante gli infortuni, deve ritrovare la continuità nel gioco. I punti in palio nella serata di questa sera sono i più importanti per rimanere nelle prime della classifica. Palla 2, qui la Quattro Torri. La partita è iniziata in modo veramente agguerrito come la scorsa di sabato. Nonostante tutto però i nostri ospiti hanno due punti di vantaggio rispetto alla Quattro Torri, ma la Quattro Torri non molla, speriamo in una vittoria. Siamo 25-23 per i nostri avversari. È stato un bel primo quarto, devo dire, la Despar si sta giocando bene, si tocca a Nestor, sta un po' subendo e come sabato scorso i problemi arrivano col tiro da tre punti degli avversari. Quindi vanno un po' limitate queste, soprattutto del numero 7 che sta tirando bene, hanno già messo 4-5 triple, in un quarto sono tante, o si spera che sbaglino oppure bisogna per forza limitare i tiri dall'arco perché rischiano di diventare un fattore come sabato scorso dove sono stati oggettivamente troppi i tiri da tre punti.
mancano soltanto 3 minuti alla fine del secondo periodo. La differenza di punti si è molto abbassata, infatti i nostri avversari hanno 40 e noi 35. Nonostante tutto la nostra quattro torri deve continuare a lottare perché dobbiamo arrivare a un ottimo risultato. Siamo 43 a 41 per i nostri avversari alla fine del secondo periodo. Ok, periodo chiuso in parità rispetto al primo quarto. Bel basket da tutte e due le parti, abbiamo visto tanta zona da parte della Desper, da parte di Novellara, tante triple che sono entrate e bene, si può andare avanti così, vediamo cosa succede, siamo riusciti a contenere un po' anche i tiri da tre come dicevo prima e ottima prestazione di Maronju che è già a 10 punti, un giovanissimo che però sta dicendo la sua e sta tenendo lì la Desper. Fine del terzo periodo, la distanza di punti è davvero dimezzata, infatti abbiamo un punto di differenza con gli avversari. Nel terzo periodo siamo 55-54, un punto di differenza. Sempre lì si gioca tutto ovviamente alla fine. Unica pecca per questo quarto per Adespare è stato concedere troppi errori sotto canestro, è stata brava a difendere. Però in attacco ha fallito troppe volte il colpo del pareggio perché con tutti i falliti belli si poteva parlare di un risultato anche un po' migliore, però siamo lì in una bella partita e godiamocela fino in fondo. Grazie. Mancano 3 minuti alla fine dell'ultimo tempo di questa sera. La distanza di punti è 76 a 67. Nonostante tutto, la Quattro Torri sta combattendo fino all'ultimo, speriamo. Fine della partita, 82-72 per i nostri avversari. Onore al merito di Novellara che ha portato a casa una partita difficilissima. Speriamo che Canelo non sia fatto niente perché con Canelo finiva in modo diverso stasera, perché quando è in serata non ce n'è per nessuno, qualche fischio di troppo da una parte meno dall'altro dopo un terzo quarto un po' burrascoso secondo me ha condizionato la partita. Novellara meritato, adesso diventano fondamentali le ultime tre partite per provare a salvare i playoff perché la classifica è sempre più corta. La partita, un commento? Beh, diciamo il punteggio finale forse è un po' bugiardo perché noi siamo riusciti a restare in partita
per tutti facciamo 39 minuti, però insomma tutti i nostri ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Il nostro giocatore più forte si è anche fatto male verso fine partita, quindi davvero non possiamo dire niente ai ragazzi che hanno davvero fatto tutto quello che potevano. Grazie mille. Come.